Buongiorno amici del canale, bentrovati. Avrei voluto girare questo video in maniera un po' diversa, avrei voluto perderci un po' di tempo in più, ma si sa che purtroppo diventa molto difficile programmare le cose nella vita, soprattutto nel lungo periodo. E questo viaggio di cui vi parlerò oggi era una cosa che avevo in mente da tanto, tanto tempo e che avevamo programmato ormai da qualche mese di fare così come volevamo. E purtroppo nelle ultime settimane si sono verificati una serie di eventi e un impegno lavorativo che mi ha coinvolto e che mi sta coinvolgendo attualmente in maniera molto molto intensiva, che non mi ha portato a fare le cose come volevo. Quelli di voi che mi seguono da più tempo probabilmente già sapevano del mio progetto di partire verso la Turchia, più precisamente per esplorare il Kurdistan turco. E la preparazione di questo viaggio ha richiesto molto tempo, una ricerca comunque molto affinata di tracce, di luoghi specifici per cercare di rendere il viaggio il più interessante possibile, il più focalizzato possibile su luoghi di interesse storico e anche di interesse motociclistico, come piace fare. La data era fissata per il 28 di maggio per la partenza, tuttavia per questo impegno la data è dovuta slittare. Al momento in cui pubblicherò questo video non so se sarò già partito, non so se dovrò ancora partire, comunque la data di partenza è stata spostata al 1° giugno. Passiamo a quelli che sono i dati fondamentali di questo viaggio, quello che voglio condividere con voi. Non vi racconterò tutto quello che sarà l'itinerario che andremo a percorrere, anche perché, come è stato dimostrato da questo fatto, non si può prevedere tutto. Cercheremo di affrontare determinate tappe, ma sempre con l'apertura mentale di cambiare queste tappe, per soffermarci più su un punto piuttosto che su un altro. È stato un progetto travagliato sin dall'inizio, come tutte le idee, ma ho subito delle modifiche nel corso del tempo e non sono mancate le difficoltà. Oltre queste ultime, tra tutte le varie cose si è messa anche la salute. E infatti diciamo che nonostante i miei 26 anni, la mia schiena ne dimostra almeno 80-90. Dopo fisioterapia, cicli di punture, antidolorifici, chi più ne ha più ne metta, adesso ho raggiunto diciamo un punto di sopportazione che spero mi consentirà di affrontare questo viaggio con un minimo di serenità. L'idea iniziale era diversa, ovvero l'idea era quella di attraversare l'intera Anatolia per perdere più tempo nel Caucaso. Tuttavia questo avrebbe richiesto sicuramente un lasso di tempo più lungo, quindi perlomeno 30 giorni di viaggio, ed è diventato fondamentalmente un tour della Turchia in quelli che sono però i suoi angoli più remoti. Non ci fermeremo a Istanbul e poi in Cappadocia, bensì arriveremo ai confini dello Stato, ai confini con l'Iran, ai confini con la Siria, esplorando quella che è la parte più selvatica, più autentica della Turchia, quella che tuttora non viene ancora riconosciuta dalla Turchia come Kurdistan, tuttavia che ha una preponderanza di popolazione che parla la lingua curda e che proviene da quell'etnia. Insieme a me partirà quindi Giustino, che avete conosciuto anche come Sir, che ha partecipato alla prima e anche all'edizione seconda della PAS, che se avete visto i video, insomma, è stato uno dei protagonisti delle scene più divertenti. Sarà Andrea, che probabilmente avete conosciuto nel video delle strade in Lombardia, rappresentante della pagina We Are Still Riding, e il buon Federico, che sicuramente chi mi segue già conosce da prima di me, e che tuttavia, una volta arrivato al confine con l'Iran, continuerà il suo giro per la destinazione della Mongolia, o lo sa lui dov'è che vuole andare. Volevo descrivervi, come vi dicevo, in maniera più dettagliata l'itinerario, tuttavia lo farò a grandi linee, quanto sicuramente subirà delle modificazioni. Intanto vi dico che la partenza sarà da Ancona, prenderemo la nave che da Ancona porta Igoumenitsa. Avevamo valutato l'alternativa di prendere la nave da Venezia, tuttavia i costi erano esagerati nonostante fosse più vicina alla maggior parte di noi, e l'alternativa di Bari era più costosa nonostante la nave costasse di meno. La nave ci porterà quindi al porto di Igoumenitsa in Grecia, e una volta arrivati al porto greco inizieremo a portarci verso est, quindi verso la scoperta dell'Anatolia. Una volta arrivati al confine dovrò purtroppo fare un'assicurazione, in quanto la mia assicurazione non mi fornisce una carta verde che copre la Turchia, quindi dovrò fare un'assicurazione temporanea e tutti quanti dovremo fare una SIM che ci copra per quanto riguarda il traffico telefonico in Turchia.
Turchia, in quanto le SIM europee non sono abilitate a funzionare negli stati oltre l'Europa. Qui inizia quindi il nostro giro da Istanbul alla scoperta degli angoli più remoti della Turchia. Primo fra tutti sarà il Tuzgolu, il grande lago salato, e poi ci porteremo verso la Cappadocia, verso Görem, quindi alla scoperta dei cammini delle fate, di tutti quei luoghi che sicuramente conoscete, per poi spostarci verso quella che è la zona che sinceramente mi attira molto di più. Dunque inizieremo a seguire il corso del fiume Eufrate, affrontando quello che è il Kelmalie Tassiolu, ovvero un tunnel scavato all'interno della roccia che viene catalogato tra le strade più pericolose del mondo. Le premesse sono buone, sì. Poi il corso del fiume chiaramente ci porterà verso il Kurdistan vero e proprio, quindi inizieremo a visitare queste millenarie città, Sagliurfa, Mardin, Arran. Inizieremo quindi la nostra discesa verso sud, e da sud ci porteremo verso est, e dal confine siriano ci porteremo verso il confine iraniano. Costeggeremo salendo il confine con l'Armenia. Arrivati tra il confine e l'Armenia e l'Iran, quindi ci separeremo con Federico, e noi andremo da soli alla visita del Monte Ararat, andremo a visitare, insomma, la città abbandonata di Ani, e infine ci porteremo in direzione di Trebisonda, salendo quindi verso nord, volendo idealmente affrontare quella che è la D915, ovvero la strada della morte. Come vedete, le idee sono tante, i punti di riferimento sono tanti, i luoghi che vogliamo visitare sono tanti, i giorni sono pochi, perché sostanzialmente abbiamo 17 giorni totali di viaggio, se escludiamo i 2 giorni impiegati per il traghetto. Beh, una questione che sicuramente vi susciterà interesse sarà quella dell'equipaggiamento, però voi mi conoscete, sapete che non sono un brand ambassador, uno che si interessa più di tanto di marche costose, di brand costosi, e quindi sostanzialmente andrò con un equipaggiamento usato che è sempre lo stesso di tutti i viaggi. La cosa bella di non essere sponsorizzato da nessuno è che posso anche parlare male della roba che mi porto dietro. Dunque inizierei dalle borse laterali, queste maledette Amphibious che mi porto dietro dai Pirenei, e si sono rotte al terzo giorno di viaggio. Ma come si dice, questo passa il convento. Distribuirò i vestiti in una di queste due, nell'altra metterò tutta l'attrezzatura da campeggio, in quanto buona parte dei nostri pernottamenti saranno in plein air. Le borse non sono molto capienti, e per compensare, dunque, mi sono procurato un borsone BMW Motorrad da 55 litri da mettere sulla piastra posteriore. Diciamo che non ho fatto modifiche a quello che è l'abbigliamento che uso da 3 anni a questa parte. Come ultime cose poi sicuramente porterò la fascia lombare per la schiena e poi il mio inseparabile camelback con il tappo del coccolino. Essendo la F800 un po' datata e avendo in previsione di fare lunghi trasferimenti su asfalto, mi sono dovuto dotare di un cruise control meccanico, un accrocchio un po' dubbio per la sicurezza. Con una moto così carica e un itinerario di circa 8.000 km, abbiamo dunque deciso di ripiegare su una gomma non troppo fuoristradistica. Dunque, sotto consiglio del nostro fornitore di fiducia, SXE Parts di Milano, abbiamo deciso di montare le Anlas Capra R, una gomma fondamentalmente stradale, ma che con l'asciutto ci permetterà di fare un po' di tutto. Partire con una moto che ha all'attivo 110.000 km è una prospettiva che può spaventare. Di lavori infatti ne ho dovuti fare un bel po', il classico tagliando con olio e filtri, sostituzione della trasmissione completa che per quanto avesse 25.000 km a causa dell'off-road si è deteriorata molto velocemente, sostituzione dell'ammortizzatore ormai scoppiato, è finito, irrecuperabile, e che insieme alla sella preparata d'arte in tempi da record, sempre dal fidato Paolo di SXE Parts di Milano, spero riuscirà un po' ad arginare i problemi alla schiena che vi dicevo in precedenza. Bene ragazzi, ci tenevo giusto a darvi questa bella notizia della partenza. Sicuramente video su YouTube ne pubblicherò dopo un po' di tempo, al massimo vi farò qualche aggiornamento giusto per tenervi così un attimino in mia compagnia anche quando non sono qua. Però potete comunque seguirmi su Instagram, potete seguire i ragazzi e seguire il nostro viaggio e farci compagnia. E che dire, se anche voi avete in programma questo viaggio nello stesso periodo, ovvero dal 1° di giugno fino al 18, fatemi sapere, sarà una buonissima occasione per incontrarci. Insomma, mi dispiace di non aver fatto un video, insomma, come volevo io, ma come vi ho detto il tempo è poco.
Ma ci tenevo comunque ad aggiornarvi su questa partenza e darvi giusto qualche indicazione su quello che andrò a fare su questa bellissima avventura, perché è sempre bello condividere, insomma, le belle notizie, anche se dietro ci sono 100.000 difficoltà che rendono il tutto un po' complicato. Amici miei, per adesso è tutto, per il momento è tutto, vi aggiornerò come vi dicevo strada facendo e siete sempre i benvenuti sul canale. Noi ci aggiorniamo alla prossima, ciao!